buon pomeriggio a tutti. Presidente, lieta di fare la sua conoscenza personalmente e quella del dottore Platicò, sindaco lo conosciamo di già. Sono lieta di portare il nostro contributo al pubblico qui presente. Perché questa, il mio piacere di partecipare? Perché finora, carissimo Presidente, noi dirigenti scolastici abbiamo sempre operato, compresa la dirigente che ha parlato prima di me in quest'area, siamo stati sempre garanti dello Stato, però spesso la nostra voce è rimasta sommersa e quindi non siamo riusciti a portare avanti le idee che veramente noi vogliamo che la scuola persegua. Già che qualche cosa di nuovo si muove nell'aria, è chiaro che per poter fare rete, ma rete concreta, signor Presidente, noi dobbiamo essere tenuti in maggiore considerazione. Questo lo dico perché parliamo di evitare il fenomeno della desertificazione, carissimo Presidente Bombino, che ha sempre portato a noi come scuola il suo contributo. Parliamo anche di ripopolare le aree interne, ma parliamo ovviamente di servizi e di strutture che fanno capo pure alla scuola. Perché questo mio desiderio di parlare? Perché forse non mi sono sentita tutelata finora come comunità scolastica? Perché questo desiderio di guardarci negli occhi? Perché se lei qui è oggi ed è insieme a noi, e certamente perché vuole conoscere i nostri problemi e vuole contribuire a risolverli nel modo migliore possibile. Io devo fare le mie congratulazioni al sindaco che ha organizzato questo momento, devo ringraziare il suo segretario, Presidente, che ha telefonato nelle nostre scuole per invitarci ad essere noi oggi qua. Quindi la cosa che manca nella nostra area greganica, che ha così grande storia, signor Presidente, a livello di cultura e a livello di principi che ancora noi oggi evochiamo, è quell'accordo sostanziale tra i soggetti istituzionali a volte. E allora nessuno di noi è più bravo dell'altro, però la cosa a cui bisogna appellarsi è quello di fare una rete concreta. Passiamo ora ai fatti reali. Noi, grazie a questo piano nazionale e regionale, dovremo portare sviluppo alla nostra area. Siamo qua per questo e ritengo che tutti i presenti non posso che essere d'accordo con noi. Però insieme dobbiamo scegliere quali sono i punti di forza e i punti di debolezza del nostro territorio. Li dobbiamo valutare insieme, dobbiamo trovare insieme i comuni accordi. Dobbiamo parlare della situazione delle scuole. Noi a volte, signor Presidente, le sa benissimo, c'è stata la legge 107 del 2015 sulla buona scuola e spesso nel nostro paese le riforme si fanno a costo zero. Rimane solo la nostra creatività, il nostro amore per il lavoro che svolgiamo e anche molto sacrificio e abnegazione da parte dei nostri docenti. Ci manca un po' tutto. Ci mancano i contributi persino per comprare il materiale di pulizia nelle scuole dell'infanzia. Ci mancano le strutture. Io parlo ovviamente, non mi sono presentata e chiedo scusa, sono la dirigente, il dirigente scolastico Sinicropi, Concetta Sinicropi, e dirigo l'istituto comprensivo Megali Melito Roccaforte. Già questo le dice tutto. Melito, lei sa benissimo, dovrebbe essere anche il centro dell'area grecanica perché ha la popolazione maggiore, ha il servizio, un giorno aveva principali, aveva l'ospedale e tutti facevano capo a pezzo. E poi Roccaforte che è un paesello di montagna, ben rappresentato dal suo attuale sindaco, che fa di tutto per mantenere diciamo, in forza questo paese. Il mio è un istituto un po' anomalo, però l'ho abbracciato dopo tante angherie e tanta fatica perché mi sembrava strano che la scuola dell'infanzia e primaria di merito potesse avere una sola pluriclasse collocata a Roccaforte per essere istituto comprensivo. Questa è una cosa un po'
da discutere. Io ritengo che chi ha fatto questo gesto, e non certamente noi dirigenti, ma la politica, abbia avuto un abbaglio all'epoca, perché la continuità voluta dalla legge 111 del 2011 non diceva proprio questo. Bene, signor Presidente, ma non sono qui per rivendicare un istituto grosso, non sono qui per dire che ha sbagliato qualcuno, sono qui per correggere, se si può, qualcosa che è stato fatto male in passato, perché solo avendo l'opportunità di avere delle scuole funzionanti si può avere anche la possibilità di migliorare il territorio, altrimenti c'è dispersione nel territorio, signor Presidente. E quando noi parliamo poi di Roccaforte, lei ha conoscenza, quest'anno noi abbiamo dovuto mantenere come gruppo di alunni 6 bambini a Roccaforte, anche se sono inseriti nell'organico di un altro plesso. L'abbiamo fatto perché siamo stati trascinati dalla sensibilità e dall'amore di garantire tutto lo studio ai 6 bambini di Roccaforte. Però il plesso più vicino, proprio per questo, per questa infelice scelta che era stata fatta a monte nell'istituto da me diretto, il primo plesso che potevano andare a frequentare stava a 30 km, perché c'è una marea, un mondo di chilometri, strada da fare. Ma non è questo. Io volevo dire al nostro sindaco di Roccaforte, anche a lei, che una delle strategie, prima che scolastiche, per mantenere le piccole scuole deve essere quella sicuramente di rendere le vie, le strade più efficienti, quello magari di trovare dei sistemi occupazionali in loco, perché mi dica lei, Presidente, come fa una famiglia avere la possibilità economica anche di andare su e giù con la macchina quando non trovano lavoro questi genitori? Oppure come si fa? Gente, per esempio, di un altro paese a dire: io ora voglio andare a scrivere il mio figlio a Roccaforte. E come fa se non c'è la possibilità, nemmeno, non ci sono mezzi di trasporto, non c'è la possibilità di avere una navetta? Ecco, ci sono tutte queste, queste difficoltà. Se parliamo poi dei servizi, e concludo, però io ho colto l'occasione ora di vedere il Presidente, era forse uno scopo mio che avevo da tempo e dovevo fare perché dovevo andare a trovare. E dobbiamo parlare di servizi e strutture, ben venga, partiamo dalla vocazione del nostro territorio, signor Presidente. Partiamo dall'alternanza scuola-lavoro, di questo ne parleranno i miei colleghi delle scuole superiori, vediamo quello di cui abbiamo bisogno. Però la prego, prego tutti i sindaci qua presenti, ecco, cercate di fare rete, però una rete che abbia due caratteristiche, come già ho detto ieri, la coerenza e anche la sostenibilità. Grazie, vi chiedo grazie. Pippo Paino, presidente del GAL. Purtroppo sollecito la brevità degli interventi, perché poi il presidente ha, non solo il presidente ma anche noi sindaci, abbiamo un altro impegno a mezzo per un'altra iniziativa importante. No, noi alle 6:20 chiudiamo il... Sarò velocissimo. Intanto grazie della parola, per avermi concesso la parola. Poi il saluto al Presidente e un saluto ai dirigenti, Tommaso Loiero, Tommaso Calabro e Paolo Pratico, ai quali, ecco, mi lega una amicizia di lunga data. Ecco, grazie anche a loro. Io volevo fare due osservazioni, intanto portare un'esperienza, cioè più che raccontarla, rilanciarla. La seconda è un'osservazione macro. E la terza è un'osservazione micro, che mi paiono, diciamo, molto pertinenti al tema. E questo è il Presidente del GAL. Abbiamo chiuso un'esperienza, diciamo, di partecipazione diffusa sul territorio, quindi in linea anche con la strategia nazionale, che ha portato all'elaborazione di un piano di azione locale. Piano di azione locale che è anche centrato sulle tematiche che vengono sollecitate, sviluppate e portate avanti dalla strategia nazionale delle aree interne, quindi la mobilità, la sanità e l'istruzione. Quindi all'interno del PAL troviamo delle azioni specifiche, a parte tutto il discorso dell'agricoltura eccetera, del PSR, poi c'è l'osservazione macro.
Ma questo dei servizi essenziali l'abbiamo, intanto il GAL ha riportato sul territorio già da 2 anni il discorso della strategia nazionale, da quando praticamente è nata, facendo delle azioni di sensibilizzazione. Adesso abbiamo ribaltato sul PAL queste tematiche, perché sapevamo, si parlava eccetera, ma poi c'è anche l'ufficializzazione con il decreto della delibera della regione, che l'area greccanica sarebbe stata individuata come la seconda area pilota per la sperimentazione dell'area interna. Quindi una base di discussione il GAL è disponibile a metterla sul tavolo, compreso il partenariato e sul partenariato dell'osservazione micro, osservazione macro. Credo che per fare un lavoro veramente efficace sia necessario che i fondi si parlino tra di loro, perché sono legati da un comune approccio. Sia il POR che il PSR devono legarsi, devono parlarsi. Dove ci deve essere complementarietà assoluta, però è un'esigenza questa, un'esigenza di natura generale. La seconda osservazione è micro e riguarda in particolare i partenariati. Cioè non è pensabile che sul territorio ci sia un partenariato per il PAL, un partenariato per il contratto di fiume, e finalmente è arrivata la regolamentazione recente sui contratti di fiume, stata pubblicata proprio qualche giorno fa, e di questo ringraziamo proprio la Regione per aver dato uno strumento ai territori. Un partenariato per la strategia nazionale delle aree interne. È necessario che ci sia un interlocutore unico, perché i soggetti si crea confusione altrimenti. Queste erano le due osservazioni, la micro e la macro, e poi l'esperienza del GAL, che è sempre, visto che il GAL appartiene al territorio, tutti gli strumenti che ha prodotto in questi anni, perché il lavoro del GAL non è un lavoro di questi 2 anni, è iniziato, ha parlato le autorità del primo presidente, è iniziato tanti anni fa, quindi c'è un contenitore con tante esperienze e tante competenze che possono essere messe a disposizione del territorio. Grazie. Grazie Vito, soprattutto perché ti sei tenuto ai tempi. La preside Luigi Sano, dirigente dell'Euclide, e a seguire la professoressa Bevilacqua del Dipartimento PAO. L'istituto è Euclide, o Simone? Adesso è... Ma io faccio il tipo sempre per Bova Marina, quindi non pubblicizzo gli altri comuni. Buonasera Presidente, mi ritrovo volentieri in questo nostro territorio. È molto interessante la conversazione di questa sera, anche perché mi sembra che finalmente stiamo guardando la realtà in faccia senza girarci troppo intorno. I problemi ci sono e sono di varia natura, e non sarò io certamente a fare discussioni di politica o di politica sociale. Io dirigo una scuola importante e c'è una cosa che ho notato in questi anni che secondo me va assolutamente rimediata. Si parla sicuramente tanto di area greccanica, ma a volte ho avuto l'impressione che fosse più una forzatura amministrativa che una realtà che corrisponde, come dire, ad un senso di appartenenza veramente ad un'area che può avere delle caratteristiche identitarie. Questo spesso l'ho ritenuto un limite, perché nel nostro operare quotidiano di istituto superiore spesso e volentieri ci siamo ritrovati effettivamente soli a fare anche delle scelte di politica scolastica che a volte non ho potuto riscontrare anche con rappresentanti istituzionali di questo territorio. Quindi a me piacerebbe veramente che finalmente si parlasse di area greccanica, nel senso di avere un'identità forte, culturale innanzitutto, ma che poi possa espandersi nelle altre caratteristiche che possono dare un'identità più precisa. Noi come scuola superiore richiediamo, e abbiamo anche piacere che ciò stia avvenendo, che la Regione possa intervenire soprattutto per quella che è la definizione delle competenze, lo sto dicendo già da parecchio tempo, la definizione delle competenze necessarie su questa terra, su quest'area territoriale. A noi serve un confronto qualificato con la Regione, perché gli istituti superiori, gli istituti tecnici in particolare, i professionali, hanno la necessità di andare a definire quelle che sono le competenze sulle quali andare a costruire il
curriculum scolastico e quindi le competenze in uscita dei ragazzi. A volte succede che ci si fa prendere un po' da tante parole, da tante anche presunzioni e si vadano a istituire degli indirizzi di studio o si vanno a costruire dei curriculum scolastici che non corrispondono pienamente a quella che è la necessità di un territorio e quindi alla fine, come dire, perdiamo tempo e sperperiamo le energie dei ragazzi in maniera non fruttuosa. Ora, questo territorio ha delle caratteristiche identitarie ben precise. Io non parlerei sempre ed esclusivamente di eccellenze, perché le eccellenze esistono un po' dappertutto, però ci sono delle caratteristiche identitarie ben precise. Vogliamo parlare di prodotti enogastronomici, il famoso bergamotto, il gelsomino, insomma, e tante altre caratteristiche. Ora noi come istituto alberghiero, qua abbiamo i nostri ragazzi, insomma, lo vedete in maniera volontaria, rappresentano la nostra scuola. Noi come istituto alberghiero spesso ci troviamo anche nella necessità di confrontarci su quella che può essere la costruzione di una professione a disposizione dei ragazzi, ma che sia spendibile. Abbiamo anche avuto un'idea che sarebbe quella di poter istituire qui, su questo territorio, un IDIS, quindi quegli istituti di formazione post diploma centrati sulla cucina mediterranea, sulla dieta mediterranea e quindi per l'inserimento anche dei prodotti identitari di questo territorio e quindi diventare una sorta di fucina di studio e di ricerca, però indirizzato in questo senso. In questo magari la prossima costruzione dell'istituto alberghiero su Condofuri potrebbe essere un punto di riferimento importante per poter magari mettere in atto questa idea che non vorrei fosse considerata peregrina, ma può essere veramente un modo, un inizio per poter creare del lavoro per i nostri ragazzi, renderli cioè specializzati in qualcosa che è specifico di questo territorio in modo che possano anche specializzarsi in qualcosa di particolare e quindi veramente rendere fruttuoso questo percorso di attenzione alle aree interne. Sicuramente possono essere anche tante altre le possibilità e comunque io veramente richiamo l'attenzione della regione e quindi degli assessorati competenti ad intervenire in una rete di operatori scolastici, ripeto, per la definizione chiara e precisa delle competenze professionali da formare e da spendere, in un'ottica però fattiva, no? Non solamente a parole per la serie, noi siamo i più bravi, i più belli, ma poi alla fine ci si ritrova soli e spesso non siamo confortati effettivamente se le nostre scelte sono delle scelte utili oppure no. Ringrazio veramente di questo incontro e speriamo di poter continuare questa collaborazione in maniera produttiva. Grazie Presidente per l'attenzione. Grazie Preside. Allora sono rimasti tre interventi, sono e 36, quindi se nessuno rinuncia sono tre minuti perché almeno un quarto la parola va al Presidente, quindi sono il dottore Iero, Carmelo Panzera e poi Walter Scelbo. Se volete intervenire, se rinunciate. No, ormai abbiamo finito gli interventi. Ah no, c'è la professoressa Bevilacqua. Professoressa. Professoressa, accomodatevi. Sindaco, io tanto non ti puoi prenotare alle 5:30. No, alle 6:20. Professoressa, prego. Di esprimere il mio pensiero. E dovevi prenotarti prima? No, c'è che ci sono lo stesso, sono qua. Prego, prego. Quindi sono quattro gli interventi, chiedo a qualcuno dei tre di rinunciare. Io sono a casa mia. Vabbè, siediti che deve parlare la professoressa. Ti saresti prenotato prima? No, un momento sindaco, io parlo. No, parli. Lo so che ti sta male, fa male perché io non parlo, però io parlo lo stesso. Calma, lascio parlare a te. Che sei il padrone del... Parlo un minuto così parla lei dopo. Io porto i saluti del Dipartimento PAO dell'Università di Reggio Calabria, c'è qui il direttore del Dipartimento, per dire che il Dipartimento si è sempre occupato storicamente delle aree interne, c'è cioè il professore Mollica che ha fatto degli studi molto approfonditi sulle aree interne soprattutto della provincia di Reggio Calabria. Naturalmente adesso e noi stiamo lavorando come strategia del Dipartimento per aprire l'università, perché l'università è una ricchezza del territorio ed è una ricchezza anche vostra, perché noi sostanzialmente produciamo
conoscenza in un certo senso, e quindi siccome le strategie, la strategia nazionale, quella regionale in un certo, ci consente di coniugare identità e innovazione, la possibilità di utilizzare la conoscenza per l'azione, per creare concretamente qualcosa, è molto importante. Quindi noi siamo veramente molto contenti di partecipare a questi tavoli dove riteniamo che sia fondamentale la coesione e la condivisione tra tutti gli attori per velocizzare anche il processo di costruzione di una strategia valida, altrimenti sostanzialmente non si rischia di perdere l'occasione. Grazie. Io vi prendo solo un minuto per una proposta, perché da quello che ho ascoltato poc'anzi mi pare che quello che bisogna individuare sono alcuni dei servizi su cui bisogna intervenire in maniera efficace, che rendano, come dire, che rendono la vita migliore e che sgravino la situazione, come dire, anche del cittadino che del territorio. Io mi riferisco in questo momento, per quello che resta delle aree interne, e vi parlo non da cittadino non solo dell'area carica, ma da abitante di San Lorenzo Superiore, per quello che resta delle nostre aree, resta poco, perché se non si interviene presto, fra un po' parleremo di aree interne, ma Trentino non ci saranno più. E ci sono alcuni problemi che investono direttamente la vita dei comuni e del cittadino. Alcuni di questi riguardano il sistema di tassazione che ultimamente è diventato insopportabile e si è congestionato all'interno anche degli stessi comuni. Mi riferisco a ICI, mi riferisco a spazzatura, mi riferisco al sistema idrico. Il sistema idrico, dove in alcuni comuni, mi permetto di citare Palizzi, se il sindaco me lo permette, e appunto pure se il sindaco me lo permette, era una proposta così. No, era, siccome parlate di servizi, mettiamo nel meglio, dico, se questo trova spazio nelle possibilità progettuali, se questo trova spazio nelle possibilità progettuali, io propongo questo come uno dei servizi importanti e efficienti. Tra l'altro, Sorical, la sua evoluzione della specie, si sta cercando di trasformarsi, sta cercando delle aree campioni su cui mettere in atto il nuovo sistema di atto unico. Potremmo prendere la palla al volo e proporre l'area meccanica come area campione. Grazie. Buonasera Presidente, grazie di essere qua con noi, grazie anche a tutti i dirigenti. Io sono Carmelo Panzera, rappresento delle imprese. Visto che stasera le imprese non si è parlato per nulla, non ci ha invitato. Penso che sia una cosa molto importante. No, non c'è, voglio dire, come impresa, no? Io rappresento il consorzio Bucambù, che è un'associazione di imprese, siamo 14 imprese, imprese che si rivolgono allo sviluppo dell'area, allo sviluppo sostenibile dell'area, imprese che fanno sia ristorazione, che fanno ospitalità e che fanno servizi. In quanto tale abbiamo fatto tutto il percorso che il GAL ha organizzato, questo che io lo reputo molto molto positivo, cioè quello di decidere strategie di sviluppo, di decidere un certo tipo di programmazione assieme a tutti gli attori e quindi anche alle imprese. Io in questo dibattito credo che la strategia che ha impostato il GAL per il nuovo PAL, dove si esprime veramente una visione di sviluppo,
cosa che io conosco da tempo, le politiche che sono state fatte nel territorio, già dal primo esperienza del GAL, proprio del 2000 in poi, che chiaramente dei passi avanti si sono stati fatti, però ci sono anche delle incongruenze. Ora qua mi pareva, sentendo il presidente del GAL, dove poneva alcune questioni, io per esempio faccio una sola. In quest'area ci sono stati due tipi di programmazione, credo che qua sia mancata anche la vigilanza della regione, no? O del dirigente della regione, non lo so. Fatto sta che c'è stato un PISL e il GAL che hanno fatto due progetti simili. Andiamo a vedere ora quali sono quelli, o qual è stato quello più incisivo per avere delle risorse. Io so solo, esclusivamente, con il nuovo portale che ha messo in azione il GAL, è stato un portale che già le imprese, quindi il turismo, comincia ad avere dei ritorni, perché evidentemente è stato fatto bene, è stato congegnato bene, lavora su piattaforme innovative, eccetera. L'altro non lo so che cosa è servito. Si sono spesi soldi pubblici, ma questo credo che se guardiamo in avanti un po' tutti gli attori, a cominciare dai sindaci, a cominciare da tutti appunto gli attori, dalle scuole, eccetera, eccetera, credo che guardando in avanti bisogna fare delle scelte per giudizio. Grazie. Palizzi, Walter Scelgo. Salutiamo il dottore Pratico, che anzi la ringraziamo per la sua presenza, tanto ci saranno già a breve. Sì. E allora la concordiamo a fine lavori così. Quindi ringraziamo di nuovo il dottore Pratico e lo salutiamo. Vai, sì. Saltiamo la fase dei saluti e dei ringraziamenti, veniamo al cuore della riunione di stasera, almeno per quel che riguarda noi sindaci. Noi ci siamo visti il 6-7 luglio 2015 presso l'Istituto Comprensivo di Bova Palizzi Condofuri. Io in quella sede sono stato portavoce alla strategia dei sindaci rispetto alla strategia nazionale delle aree interne, e partendo dal presupposto che la strategia nazionale prevede come strategie di, quindi linee guida, la tutela e la messa in sicurezza dei territori, la promozione della diversità naturale e culturale, la valorizzazione delle risorse potenziali e sottoutilizzate. Tutto ciò deve confluire in una strategia finale che sicuramente per la strategia nazionale è quella di aumentare la popolazione locale. Presidente, cosa possiamo fare noi? Cosa potete fare voi perché aumenti la popolazione locale e si limiti, o meglio si inverta, quello che è il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, perché di questo stiamo parlando. Se non fissiamo il punto che stiamo parlando di spopolamento delle aree interne, non abbiamo capito di che stiamo parlando. Allora, caro Presidente, visto che sulla scuola hanno ampiamente e debitamente parlato di dirigenti scolastici, mi permetto di sottolineare tre aspetti, quelli che possono essere per quel che riguarda noi e che è stato ribadito in sede di tavolo con il dottore Barca, la strategia che l'area grecanica intravede come inversione di tendenza per lo spopolamento nell'interno. Servizi sanitari mobili. Presidente, non abbiamo il ospedale di Milano che di fatto è chiuso. E allora se noi dobbiamo pensare che la salute è tutelata dalla Costituzione, dobbiamo pure pensare che qualcuno la tuteli attraverso azioni dirette e immediate, specialmente con postazione di emergenza territoriale. Con plauso vedo che il piano sanitario recentemente licenziato prevede appunto le PET, non vediamo però la messa in azione di queste PET. Sollecitiamo un immediato intervento perché ciò venga attuato. Così come l'assistenza domiciliare integrata, è una popolazione anziana la nostra. Noi auspichiamo che tornino indietro tutte quelle persone che sono emigrate, che quindi si sposino, facciano bambini, aumentino la popolazione giovanile, ma attualmente abbiamo una popolazione di anziani. Allora l'assistenza
domiciliare integrata, che non sia spot, perché noi come comuni ogni tanto governiamo delle risorse per 2 o 3 mesi, ma i cittadini si governano per 12 mesi l'anno, quindi risorse integrative per l'assistenza domiciliare. La telemedicina, ormai ho letto proprio ieri che nel 2022 20.000 medici di base andranno in pensione e non saranno sostituiti, quindi circa 12 milioni di persone non avranno più il medico di base. Allora ci vuole la telemedicina, perché grazie a Dio con la banda larga riusciamo a comunicare in tempo non reale ma non realissimo. Presidente, la ferrovia ionica. Non possiamo parlare di spopolamento se non mettiamo il dito nella piaga, che è quella dell'assenza di mezzi di trasporto. Noi sabato scorso abbiamo come sindaci chi è votato in giunta, chi è deliberato in consiglio e chi come mozione, una petizione per la ferrovia ionica. Abbiamo simbolicamente la mattina presto preso il treno con la fascia tricolore per significare che il mezzo di trasporto su rotaia, il treno, che è di competenza regionale, il trasporto locale è di competenza regionale. Qualcuno parla di ferrovie, parla di RFI, ma è regionale, quindi volontà della regione, dell'assessorato dei trasporti, stabilire le corse, le frequenze, gli orari. Chiediamo un'attenzione per quest'area, altrimenti non possiamo parlare di inversione di tendenza. Così come dobbiamo parlare, Presidente, anche di trasporto pubblico locale attraverso un'azienda di trasporti dell'area grecanica, eventualmente anche a chiamata, perché le aree interne, quindi quelle 10 persone, quei 10 studenti che la mattina si alzano alle 6 di mattina appunto per andare a scuola e tornare alle 4 di pomeriggio, possono ridurre questo tempo per dedicarlo più allo studio, al gioco, al divertimento, a stare con la famiglia, non trasporto, e non passarlo sui pullman che partono alle 6 di mattina, alle 5 di mattina perché hanno corse uniche. Presidente, quali sono gli strumenti? Noi dobbiamo andare velocemente all'attuazione di questa strategia, o attraverso un accordo di programma quadro, o attraverso gli investimenti territoriali integrati che sono più immediati, senza che ci siano grandi problemi di partenariato. Presidente Paino, noi non delegheremo al GAL ulteriori possibilità di governo del territorio, perché ci dispiace dirlo, Presidente, ma come noi, come sindaci, e anche qualche tuo diretto consigliere, espressione del partenariato privato, ha avuto da ridire e come, perché spesse volte nemmeno le carte ci date, caro Presidente. Quindi non parlare di grande coinvolgimento al territorio, mi dispiace dirlo, caro Presidente, perché ancora aspettiamo da giugno le tue dimissioni, caro Presidente, perché il tuo mandato era fino al 30 giugno 2016. Comunque, supera questo problema. Presidente, un'ultima sollecitazione. C'è un grande strumento, no, Presidente Oliverio, c'è uno strumento che è pronto e su cui abbiamo fatto grande convergenza, anche grazie alla dinamicità dell'assessore Rocisano e al dottore Di Noia, sono i POIC, programmi operativi investimenti comunali, che permettono di far sì di avvicinare il territorio, la gente, alla regione attraverso i comuni. Diamogli lì. Grazie Presidente. Sono democratico. Sì, non si può prenotare alle 6 meno un po'. Comunque dai, sì. Capisco che tanta gente non vuole nemmeno più vengo da queste parti. Come mi hanno visto, sindaco, lasciami parlare, sindaco. Qui si parla di tutto, ma non si parla della lingua greca. Noi oggi, prima cosa che voglio chiedere a questi signori presenti, il significato di aria grecana. Cosa vuol dire grecanico? Scusate, io non ho capito. Io sono un greco che parlo la lingua, ma grecanico non l'ho mai sentito prima da voi. Cosa significa per voi grecanico? Qualcuno mi dia una risposta. Qual è il significato? Allora, non c'è nessun significato. Siete soltanto ionici. Da che mondo è il mondo? Come vi hanno chiamato? L'aria ionica, l'aria tirrenica. E l'aria, nemmeno, io non la chiamo nemmeno calabro greca, perché non è calabro greca. Ellenofona. I greci? Ellenofona. No, di Roguri, di Bova e di Roccaforte. Sono 4 i comuni. Oggi sono inseriti 16 comuni.
voglio sapere qual è il motivo perché sono inseriti, perché io sono nel stesso Natino Lucera, sono di Gallesano, parlo la lingua perché è la lingua di miei nonni, di mio padre, e inoltre sono anche, come ho detto, un compositore, grande musica e due tante cose. Non voglio parlare di questo, parliamo della mia lingua. Gallesano, il mio paese, l'unico paese oggi che parla la lingua greca, Rogudi, c'è anche Rogudi, ma gli altri paesi, a me dispiace, non la parlano più. Ma non è colpa degli ultimi sindaci, è colpa di quelli che hanno governato prima. Hanno avuto milioni di euro, veramente, lo posso dire, sono scritte là, milioni di euro. Tutte le cose, i festival, tutte le cose, le sale del pane, ma della lingua greca non ha parlato mai nessuno. Presidente, oggi tu devi sapere che i greci in Calabria non superano il 100 unità, non prendono più le 100 unità, 60 a Rogudi, sento che è presente, sicuramente lui è giovane e si interessa molto, e altri 20 a Gallesano. Ma no, che possono parlare di te come sono io, che dalla mattina alla sera sono nei computer a scrivere canzoni o fare di tutto per la mia lingua. Io porto anche annualmente al mio paese, io faccio il carnevale allo stile greco, la pasquetta allo stile greco, con dolce, con 101 uova, che è la tradizione dei nostri padri, delle nostre mamme. 101 uova, più l'agnello pasquale. Perché 101 uova? 101 uova era la suocera che lo regalava al futuro genero. Lui ricambiava con l'agnello pasquale da 5 kg, a 4 di bene i soldi che avevano in tasca. Oggi questa tradizione, io sono riuscito dopo 50 anni. Scusate, fate silenzio però. A portarle avanti questa tradizione. Gallesano non ha. Non lo voglio nemmeno dire, che mi vergogno. La gente che arriva a Gallesano non trova niente, non c'è nemmeno un bagnetto, per cortesia, no, per cortesia, bisogna parlare con la verità, perché è morta la lingua, perché nessuno mai ha parlato con la verità. Dicevate tutti che c'erano 10.000, 20.000, che... sì, inserendo 16 comuni arriviamo a 100.000 pure, ma invece sono soltanto nemmeno 100. Cosa facciamo, Presidente? Dobbiamo cercare di tutelare la lingua. C'è il mio sindaco presente. Io chiedo al sindaco del mio comune di Condofuri di fare qualcosa per Gallesano. Cosa deve fare? Noi abbiamo bisogno di trasferire i nostri ragazzi da Condofuri Marina a Gallesano, altrimenti la lingua è morta. Questi 80 greci che ci sono oggi non possono far sopravvivere la lingua, perciò dobbiamo, Presidente, che ci dia la possibilità di avere un piccolo contributo, ragazzi, che non importa chi, per avere un pulmino da Condofuri, trasferire la calza a Gallesano e fare le scuole a Gallesano. Grazie. Visto che Attilio ha posto il problema della lingua, il Presidente Zavettiere vuole porgere un saluto. Signor Presidente, grazie di essere venuto. Mi chiamo Zavettieri, sono dirigente scolastico del liceo classico di Melito, dove tra poco in comune saremo insieme. Grazie per aver coinvolto la scuola. Non le chiedo altro. Io sono originario di Rogudi, sono dirigente scolastico in questo territorio da 25 anni. A nome dei colleghi dell'area, la voglio salutare nella nostra lingua. Calo sirte testu yalutu voa. Benvenuto nella Marina di Voa, perché Voa è il comune che è stato al centro dell'area grecanica. Voa è stato sede del mandamento, è stato sede del carcere, ma è stato sede anche della curia vescovile, per questo si chiama Arcidiocesi di Reggio Voa. Grazie di essere tra noi. Mentre sono stati tanti, ma il tema è altrettanto importante, quindi il dibattito, il confronto è stato utile. Quindi adesso la parola al Presidente Mario Livesi.
parola se non ritornerò su tutti i temi che sono stati posti dalla discussione, dagli interventi che si sono succeduti. In primo luogo una considerazione di ordine generale. Noi oggi, ho detto Praticò introducendo, noi oggi discutiamo in un'area che è interessata da un progetto strategico nazionale relativo alle aree interne. Un progetto strategico che, come è stato ricordato, è stato oggetto di una interlocuzione con la Regione, con l'ex ministro Barca, con Fabrizio Barca, nel corso dell'anno passato, progetto che è stato definito attraverso scelte e valutazioni che hanno coinvolto direttamente la Regione nella individuazione di queste aree. C'è stato un primo step di questo progetto che ha visto interessata la zona del Reventino, e c'è un secondo step che parte adesso che interessa questa area. Ora, io vorrei innanzitutto chiarire su un punto, per evitare confusione. Innanzitutto questo lo consideriamo un approccio di metodo che è fondamentale, prima ancora che parlare di risorse. Perché è fondamentale? Perché noi riteniamo che, e condividiamo in questo anche le valutazioni del ex ministro Barca, noi riteniamo che la utilizzazione delle risorse, non solo per quanto riguarda le aree interne, ma più in generale, senza un quadro di riferimento e quindi la definizione di obiettivi che possano in modo sinergico consentire di utilizzare diversi strumenti di intervento, il rischio è di ripetere esperienze già consumate e già consumate negativamente. Parliamoci molto chiaramente, noi abbiamo alle spalle più programmi di intervento, che non è che nel passato non ci sono stati programmi di intervento, ma questi programmi di intervento non hanno alimentato sviluppo e crescita, non hanno aggredito le ragioni per cui quei programmi venivano alimentati da risorse comunitarie o nazionali. Quindi c'è in primo luogo un problema di metodo, e il problema di metodo è quello di assumere una visione di vasta scala nella utilizzazione delle risorse. Cioè, se noi pensiamo che schiodiamo la situazione di difficoltà in cui la nostra regione appunto vive da un lungo periodo, dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista del PIL, dal punto di vista dei dati di crescita, della qualità dei servizi, eccetera eccetera, riproponendo una visione frammentata per cui ogni sindaco giustamente si preoccupa del proprio comune e si preoccupa dei problemi del proprio comune, a partire da quelle dell'assetto urbano, a partire da quelle della, senza collocare i problemi del comune specifico in una visione più ampia d'insieme, non andiamo da nessuna parte. Alla fine consumeremo anche questo programma e non realizzeremo obiettivi e ricadute positive per il nostro territorio. Quindi c'è in primo luogo un problema di metodo, e il problema del metodo è questo. Qui noi abbiamo una realtà che non parte da zero, per capirci, perché voi, io sono stato ad aprile qui, perché voi avete prodotto, c'è una produzione di idee, di progettualità, eccetera, eccetera, però ecco, questo sforzo che è stato compiuto deve essere collocato in una visione strategica, in una impostazione per cui oggi bisogna sistemare le cose, definire obiettivi e sugli obiettivi utilizzare le risorse. 3 milioni e mezzo, non si tratta di 3 milioni e mezzo, perché noi
assumiamo come metodo questo. Dopodiché ci sono risorse importanti che non saranno e non sono inesauribili, ma ci sono risorse importanti per le quali noi abbiamo programmato nel corso di questo periodo che abbiamo alle spalle, di questa prima fase di governo della regione. Abbiamo definito il POR con risorse importanti, dopo dirò nello specifico per quanto riguarda le interne. Abbiamo definito il PSR, il piano di sviluppo rurale, anche qui con risorse importanti. Abbiamo sottoscritto un patto, il cosiddetto patto per la Calabria, con il Presidente del Consiglio il 30 di aprile a Reggio Calabria, al museo, appunto, in occasione della inaugurazione del museo, che destina risorse importanti alla nostra regione, ed è in via di definizione tutta la parte relativa al fondo di sviluppo e coesione, praticamente, che spetta alla nostra regione. In più ci sono le risorse del PON, del PON nazionale, dei piani operativi nazionali, che appunto anche rispetto ai singoli settori, a partire dal patrimonio dei beni culturali, eccetera, eccetera, destinano risorse alla nostra regione. Un volume di risorse importanti, un volume di risorse importanti. E noi abbiamo due problemi. Primo, quello di evitare che queste risorse, questa opportunità vada perduta, nel senso di che vada o in parte frammentata, senza avere nessun effetto nell'economia, nessun effetto nella condizione di lavoro, nelle condizioni sociali, e in parte perduta per, appunto, perché non c'è una capacità di utilizzare, di intercettare le risorse, quello che è avvenuto esattamente nel passato. Questo dobbiamo noi evitarlo, e per evitarlo noi vogliamo partire dai territori. Ecco perché quella di oggi è un incontro importante, e a quello di oggi se dovrà seguire, no, dopo dirò, dovrà seguire un vostro lavoro che deve interfacciarsi con la regione, con il dipartimento di programmazione, con i diversi dipartimenti della regione. A queste risorse bisognerà piegare altre risorse importanti. Noi nel POR abbiamo costituito un fondo per le aree interne, aggiuntivo su 2.400 milioni di euro, 2 miliardi e 400 milioni di euro destinati al POR, alle diverse misure del POR. Abbiamo costituito un fondo di 200 milioni di euro, aggiuntivo, cioè praticamente queste aree hanno la possibilità di utilizzare le risorse delle diverse misure e di avere in modo aggiuntivo risorse, diciamo, praticamente. Perché questo? Perché c'è un problema, un gap all'interno della difficoltà della regione, c'è una difficoltà, come dire, una disarticolazione che è data dal fatto che le aree interne, come qui è stato detto da uno degli ultimi interventi, le aree interne sono oggetto di uno spopolamento e di un'emorragia continua, diciamo, praticamente ci sta, come voi ben mi insegnate, ci sta svuotando, diciamo, questo, il patrimonio di presenza umana nelle aree interne. E quindi c'è una ragione per cui abbiamo fatto questa scelta. Ora, io credo che noi dobbiamo mettere in campo, voi dovete mettere in campo qui, un progetto appunto che consenta di intercettare e di utilizzare la mole di risorse necessarie per realizzare obiettivi importanti. Primo punto, voglio partire dall'ultimo intervento che è stato fatto: tutela della lingua. Attilio non c'era. Tutela della lingua è fondamentale, perché qui c'è una, come dire, la presenza di una minoranza che rappresenta un'identità importante, che rappresenta un patrimonio per la nostra regione e per questo territorio, che è un patrimonio dato dalla lingua, che è un patrimonio dato dalle tradizioni che bisogna recuperare come fattore di tutela dell'identità, ma anche come fattore di ricchezza e di attrattività del territorio, che è un patrimonio dato dai beni culturali che sono sparsi su questo territorio, che sono proprio tipici e peculiari della cultura e della identità grecanica, che noi dobbiamo, appunto, a cui dobbiamo prestare una grande attenzione, dobbiamo metterli in rete. Io,
qualche mese fa, prima dell'estate, a maggio, sono venuto per conto mio con alcuni amici, mi sono fatto un giro e visitato una domenica interamente, diciamo, sono stato a Peccadatto, ho visitato, c'è un patrimonio enorme sul quale noi dobbiamo investire e noi vogliamo investire, perché questo significa, come dire, proporre un territorio dal punto di vista turistico, dal punto di vista appunto di una capacità attrattiva. E poi c'è tutto, qui è stato detto, c'è una peculiarità per quanto riguarda il patrimonio agroalimentare. Questa è la terra del bergamotto, l'altro giorno sono stato al salone del gusto, in tutta, diciamo, l'offerta gastronomica della nostra regione, alimentare della nostra regione. Cioè, quello che abbiamo presentato è stato il bergamotto, ora siamo qui proprio nella terra del bergamotto. Dobbiamo valorizzarlo meglio e dobbiamo proiettarlo meglio questo patrimonio agroalimentare. Quindi bisogna investire anche in questa direzione, bisogna fare in modo che appunto questo diventi un fattore di crescita e un fattore di sviluppo. Guardate, vi racconto adesso una cosa, e poi rientro. Io l'altro giorno ho partecipato a Roma alla presentazione di un libro di un giovane scienziato calabrese, e di Molobrio il padre di questo ragazzo. Lui è nato a Genova e poi a 16 anni se n'è andato negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove c'erano i parenti del padre, i fratelli del padre, la madre, è andato negli Stati Uniti e lì ha studiato, si è applicato in un gruppo di ricerca, di ricercatori, ed è diventato uno scienziato di primo livello, perché appunto i suoi studi, che sono sicuro che faranno, contribuiranno a determinare una svolta nei modelli, negli stili dell'alimentazione, vedrete, a livello mondiale, le sue ricerche hanno portato ad un risultato scientifico, non empirico, ma scientifico. Lui è pervenuto ad una dieta per cui praticamente, utilizzando alcuni alimenti mediterranei e sistematizzandoli dal punto di vista scientifico, naturalmente, vi è un allungamento della vita e vi è una mirata lotta alle cellule cancerogene, scientificamente provato. Io ho partecipato a questa manifestazione, verrà nei prossimi giorni anche in Calabria, all'Università Calabrese, a presentarlo, il quadro generale della regione, con la presenza del GOTA della scienza nazionale. A Roma la settimana scorsa, poi a Milano al centro tumori, voglio dire, perché poi ho fatto un'entratura, adesso rientro, che le nostre produzioni possono diventare un fattore di enorme attrattività. In questo senso infatti noi metteremo in campo un progetto adesso, metteremo allo studio un progetto come regione, perché appunto si possa anche con la sua generosa disponibilità, perché la tua disponibilità, si possa farne tesoro in questo progetto. E nella sua impostazione il bergamotto o il latte di mandorla calabrese primeggiano appunto in questa ricerca, nei risultati di questa ricerca. Perché dico questo? Perché io credo che noi dobbiamo incominciare ad osare di più, ad investire meglio, ad investire di più. Allora, si tratta di costruire un progetto, di mettere a punto un progetto, e questo progetto deve essere messo a punto rapidamente. Cioè noi dobbiamo costituire immediatamente tutti i comuni di quest'area un gruppo di lavoro tecnico per definire, assieme al confronto con le forze sociali, con i sindaci eccetera, un progetto dell'area, e intorno a questo progetto dell'area aprire rapidamente un confronto con i dipartimenti operativo per vedere appunto a quei 3 milioni e mezzo di euro quante risorse si possono aggiungere dalle diverse misure. Penso per esempio che in questa direzione bisognerà avere strumenti che bisogna approfondire,
io credo che bisogna agire molto anche sulle procedure in modo semplificato. Penso per esempio che dobbiamo pensare a misure di sgravi fiscali, anche questo credo che bisognerà verificarlo, perché noi non possiamo stare qui a utilitarmi, infatti, una conversazione che io condivido, non possiamo stare nella impostazione vecchia, rigida, per cui praticamente bisogna stare in una gabbia per l'utilizzazione di risorse al di fuori della quale appunto non è possibile utilizzare le risorse e spendere. Bisogna avere più flessibilità e soprattutto puntare a strumenti di automatismo. Per esempio la leva dello sgravio fiscale è fondamentale. Si tratta di verificarla con la Commissione Europea, verifichiamola con la Commissione Europea per evitare di incorrere nella infrazione del regime degli aiuti. Però ecco, senza leve che vanno in questa direzione, riproponendo solo progetti con la vecchia impostazione, non faremo passi, perché l'esperienza ci dice questo. Cioè strumenti che possano creare anche una convenienza per l'investimento privato, in questa direzione dobbiamo spingere molto, e vogliamo spingere molto. Ma alla base di tutto questo, perché l'area grecanica? Perché l'area grecanica ha una peculiarità, ha un punto di forza che è dato dal suo patrimonio, dalla sua identità, sulla quale noi vogliamo investire, che non significa che nelle altre aree interne non interverremo, abbiamo costituito un fondo di 200 milioni di euro, interverremo in tutta la regione, però qui c'è una specificità sulla quale bisogna agire, perché anche la ricchezza del territorio deve essere tenuta presente nel momento in cui si utilizzano, non dappertutto bisogna fare le stesse cose, ci sono cose che richiedono un intervento generale, cioè, chiaramente. La formazione vale in tutta la regione un investimento intorno alla formazione, e noi vogliamo fare un investimento intorno alla formazione, che sia formazione di base ma che sia anche alta formazione. Dobbiamo spingere anche qui, gli ITIS che sono stati qui ricordati dovranno essere strutture per l'alta formazione, per investire nell'alta formazione non solo per quanto riguarda l'enogastronomia ma anche per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, per quanto riguarda altre opportunità che bisogna dare ai nostri giovani, alle nostre ragazze. Però ecco, cioè, noi dobbiamo sapere che la formazione è un investimento generale in tutta la regione, così come per quanto riguarda le infrastrutture, sono molto d'accordo, però è un investimento generale. Ci sono specificità però che sono punti di forza di un territorio, e qui c'è una specificità che è data proprio dal patrimonio di quest'area, che è l'area grecanica, sulla quale noi dobbiamo fare leva, perché nel quadro della valorizzazione più generale degli investimenti dobbiamo spingere in questa direzione. Ed è chiaro che praticamente c'è il problema della difesa e dell'assetto del territorio. Anche qui non è che voglio dire 3 milioni e mezzo per risolvere i problemi del dissesto idrogeologico, perché lì nel patto noi abbiamo messo la voce più importante del patto che abbiamo sottoscritto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, e destina le risorse proprio all'assetto del territorio e alla sistemazione idrogeologica. Oltre 400 milioni di euro abbiamo messo nel patto in direzione della sistemazione idrogeologica. Nel PSR abbiamo messo 93 milioni di euro per la sistemazione idrogeologica, perché lo sappiamo quello che appunto è la condizione della idrogeologica del nostro territorio, e che senza intervenire per la sistemazione idrogeologica, cioè si parla di aria fritta, diciamo, sostanzialmente. Quindi è chiaro che in quella direzione vogliamo e queste sono risorse che dovranno, alle quali concorre anche questo territorio, chiaramente. Queste risorse, e quindi noi dobbiamo praticamente lavorare in questa direzione. Questo è il senso di questo incontro. Naturalmente in questo quadro è importante il ruolo dei privati. È intervenuto un imprenditore che ha lamentato il fatto di non essere coinvolto. Noi dobbiamo lavorare per coinvolgere il sistema delle imprese, spingere perché appunto
chi vuole utilizzare le risorse non per avere, assistenza, lo dico chiaramente, ma per essere sostenuto nella sua intraprendenza e nella sua, nei suoi progetti di investimento per consolidare, allargare o fare nuova impresa, troverà non porte, ma portoni aperti. In questa direzione dobbiamo lavorare. E poi c'è il problema dei servizi, che deve vedere in campo, appunto, anche qui una dimensione associata e unitaria dei comuni. Noi stiamo lavorando, abbiamo già, diciamo, già buon punto per l'approvazione del piano regionale dei rifiuti, e nella fase finale. In questo piano abbiamo fatto scelte precise, che sono quelle di spingere in direzione forte della raccolta differenziata e della realizzazione di impianti ad impatto zero, ad impatto ambientale zero. Impianti che possono costituire e devono costituire una, per noi, una opportunità di fare rifiuti, come abbiamo detto più volte, una risorsa, cioè per produrre attraverso il riuso della parte organica, produrre energia sostanzialmente, ad impatto zero, non inceneritori, ma impianti che tecnologicamente rispondono a questi, requisiti. E abbiamo allocato risorse nella programmazione che abbiamo definito per realizzare questi impianti. Una prima gara sta andando avanti per quanto riguarda l'impianto di Alli a Catanzaro, altre due, una per San Batello e l'altra per Rossano, andranno avanti entro la fine dell'anno, e ancora altre. Cioè, però la raccolta differenziata nei prossimi giorni, entro fine di questo mese, uscirà un nuovo bando per la raccolta differenziata a sostegno dei comuni. Noi, da quando io mi sono insediato, la raccolta differenziata era all'11,8%. In questi 20 mesi la raccolta differenziata è passata dall'11,8% al 30%. Siamo al 30%. Noi, il nostro obiettivo è quello di recuperare e realizzare gli standard previsti dai programmi comunitari, 65%. Dobbiamo spingere in questa direzione. È naturale, ed è così, perché quest'estate noi siamo stati costretti ad andare fuori Calabria per portare la parte organica nei momenti di punta di maggiore presenza della popolazione, perché è aumentata la raccolta differenziata. Il nostro obiettivo è quello di chiudere le discariche. Casignano l'abbiamo chiusa noi, abbiamo chiuso Battaglina, stiamo lavorando per chiudere le discariche. Con Oliveri alla presenza oggi non se ne apriranno più discariche, si chiuderanno le discariche. E però, per fare questo, bisogna che questo percorso che abbiamo imboccato sia sostenuto nei territori, e quindi anche qui la dimensione è stato posto, e io ci monitoro, la dimensione, come dire, della governance per l'unione dei comuni è di fondamentale importanza, così come per quanto riguarda l'acqua. Stiamo procedendo per il riordino della utilizzazione integrata dello schema idrico integrato, e lì c'è Solical, che è, appunto, abbiamo trovato una situazione molto pesante dal punto di vista economico e finanziario di questa struttura, e in liquidazione, come sapete. Stiamo lavorando per riordinare e mettere a punto un progetto che vedrà i comuni protagonisti, perché noi pensiamo alla gestione pubblica. La Solical attuale, ma non è interamente pubblica la gestione dell'acqua, con naturalmente la presenza dei comuni, perché i comuni dovranno essere i soggetti che dovranno assumere poi alla fine di questo percorso la gestione dell'acqua, con anche qui problemi enormi che abbiamo davanti in termini di riorganizzazione, ma abbiamo già imboccato la strada per andare avanti in questa direzione. E infine, per quanto riguarda i servizi, non perché sia l'ultimo, perché è il primo, ma lo riservo per in ultimo, il problema della sanità è stato qui da voi posto. Sul problema della sanità la sapete benissimo come lo penso. So che ieri c'è stato il commissario, mi diceva qualcuno a merito,
noi abbiamo una condizione drammatica per quanto riguarda la sanità. Io non uso mezzi termini, nella mia responsabilità le parole le dico per come la situazione si presenta. Che abbiamo alle spalle 6 anni, dal 2010 ad oggi, di gestione commissariale che ha prodotto solo danni alla Calabria. E io parlo sulla base di dati, non di giudizi di prevenuti. I dati sono che in questi 6 anni i calabresi che sono andati all'esterno della Calabria per curarsi sono passati dal 17% al 21%. I 17 su 100 andava fuori il 2010, adesso ce ne va 21 su 100. Ci sarà una ragione se questa cosa è così. Adesso i dati sono che da 200 milioni di euro che la regione pagava all'esterno nel 2010, oggi paga 300 milioni di euro alle altre regioni per curare i propri cittadini che vanno fuori dalla regione. E la gestione è una gestione commissariale, parliamoci chiaro. Perché c'è un commissario, non è che è un commissario fantasma, che è una finzione, un commissario ha poteri delegati dal governo, no, che significato avrebbe se non la parola commissario? Allora, siccome è così, allora noi diciamo chiaramente, l'ho detto io al governo, e ho chiesto al governo, alla Lorenzin, ministro della salute, che è venuta alla riunione dei presidenti delle regioni, ho chiesto in quella sede formale di fare una riflessione sulle esperienze delle gestioni commissariali, non solo quella calabrese, ma pure quella della Campania. De Luca la pensa come me o ancora peggio di me, che insomma dico per dire, faccio per dire. Allora abbiamo chiesto, ho chiesto io, ha chiesto poi subito dopo di me anche De Luca e anche Zigaretti, che appunto si è fatta una riflessione sull'esperienza commissariale, perché i commissari sono stati istituiti, il commissario è stato istituito per supplire alla carenza, all'incapacità, all'insufficienza, chiamatela come volete, delle regioni. E siccome praticamente è stato fatto su questo presupposto, i risultati dovevano essere una inversione del trend rispetto al passato, i risultati sono un aggravamento della condizione rispetto al passato, e quindi chiaramente bisogna che il governo ci dia anche su questo punto una risposta. Io la chiedo con grande determinazione, appunto c'è un impegno a valutare e a dare risposte, vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane quale sarà l'esito. Naturalmente in questo quadro noi non siamo stati fermi, perché abbiamo incalzato e abbiamo insistito. Abbiamo incalzato per esempio per quanto riguarda alcuni servizi che non, per i quali bisogna andare all'esterno. Le PET, che qui è stato ricordato, si aprono. A Reggio Calabria è già aperta la PET. Sono 40 prestazioni settimanali che naturalmente devono essere ancora incrementate. A Reggio Calabria si aprirà entro la fine dell'anno, penso molto prima della fine dell'anno, il servizio di cardiochirurgia, che noi abbiamo insistito. Voi ricordate che appena io sono insediato sono andato a fare il sopralluogo lì negli ospedali di riuniti di Reggio Calabria, così come la PET sarà istituita anche a Cosenza, a Catanzaro c'è già, perché a Germanetto sarà istituita anche a Cosenza, perché è assurdo che ancora che per una PET bisogna andare a Messina, oppure bisogna andare a Napoli o a Bari da parte, oppure stare un anno in attesa che Catanzaro non ce la fa, chiaramente. E quindi così come per quanto riguarda i servizi territoriali vanno riqualificati, i servizi territoriali, perché i pronto soccorsi degli ospedali hub Reggio, Catanzaro e Cosenza sono praticamente in una condizione di implosione, proprio perché sui territori non ci sono i servizi. E quindi quando io da qui dico che bisogna investire per riqualificare i servizi, a partire dai servizi territoriali e anche dell'ospedale di Merito, non faccio una cosa campanilistica perché si gnocca e lo dico qui. Lo dico perché come proprio visione generale noi pensiamo che bisogna lavorare a costruire il sistema. Un sistema appunto che offra ai cittadini tutela, perché poi è chiaro che in ogni territorio non ci può essere la cardiochirurgia, in ogni territorio non ci può essere l'alta specialità,
però sui territori ci devono essere i servizi di base, i servizi minimi di base, perché non sono nemmeno garantiti i servizi minimi di base. Quindi in questo senso noi stiamo lavorando e naturalmente in questo quadro la sanità privata deve avere una funzione integrativa di quella pubblica. Noi non siamo per demonizzare, io non sono contro la sanità privata, per capirci. Sono per una sanità privata che sia integrativa di quella pubblica, che svolge un ruolo importante la sanità privata. Parliamoci molto chiaramente. Però anche nella sanità privata è finita la stagione delle giungle, nelle quali chi aveva più forza di contrattazione, naturalmente contrattando a modo suo, e mi fermo qui, aveva più spazi e aveva più voce. È finita questa cosa qui. Voi avete visto che nei giorni scorsi è stata una polemica, un'aggressione appunto assurda, pensando magari qualcuno di intimorirci. A noi non ci intimorisce nessuno, ci intimorisce solo la nostra coscienza, perché quando ci siamo capiti, non ci intimorisce nessuno. E infatti ci ha dato ragione anche chi per molti giorni ha dato fiato e ha spalleggiato quelle posizioni assurde, perché ieri ho visto che è stato un decreto anche dei commissari che ha sancito che noi avevamo ragione, perché appunto nessuno può pensare che ci possa essere discrezionalità nella utilizzazione delle risorse destinate alla sanità privata. Ci sono regole e le regole devono essere rispettate da parte di tutti. Naturalmente rispettare le regole è fondamentale, perché rispettare le regole significa garantire i diritti dei cittadini e delle imprese, significa garantire trasparenza, significa stabilire un rapporto corretto tra istituzioni e impresa, tra politica e impresa, significa bonificare appunto la vita pubblica. E questo non è una cosa moralistica, è una cosa fondamentale per recuperare fiducia e per fare in modo che in questa terra la predica del contrasto alla illegalità non sia una predica, ma sia una condotta coerente con i comportamenti. E quindi praticamente in questo senso noi pensiamo di operare e di andare avanti, e questo vale a 360 gradi per tutti, per tutto. E qui voglio tranquillizzare tutti, noi non ci ne sono discrezionalità, né nella sanità e nemmeno nelle attività culturali, in nessun interstizio la legge ci sono di pazienti. State tranquilli che anche le aggressioni che tendono a sollevare i polveroni lasciano il tempo che trovano, come avete visto anche per quanto riguarda una polemica speciosa fatta sulle vicende delle attività culturali. Noi abbiamo fatto un bando che poteva essere anche quello impugnato, non è stato impugnato, abbiamo fatto un bando, l'ha fatto il Dipartimento, ha risposto il Dipartimento appunto, che ha consentito di aprire l'accesso ai fondi per le attività culturali, perché anche qui erano ingessate le attività culturali. Pubblicheremo nei prossimi giorni le risorse, i soggetti destinatari delle risorse degli ultimi 5 anni, e vedrete che sono stati sempre gli stessi, e sempre fuori chi invece si proponeva. Noi abbiamo escluso nessuno, però abbiamo aperto l'accesso a tutti, perché è giusto che i giovani gruppi teatrali, che i giovani intraprendenti nella nostra regione possano avere spazio ed essere aiutati. E per questo abbiamo aumentato il plafond delle risorse destinate alla cultura. Ve lo dico con grande, io sono stato alla televisione con grande forza, perché ho visto che quando per esempio un gruppo di questi imprenditori che tentava di forzare ha organizzato un'iniziativa, lo dico perché insomma le cose bene che in questa occasione il Presidente della Regione abbia, perché non che ci ritorno domani mattina, ci ritornerò spesso, ma non domani mattina, abbia la possibilità di chiarirlo. E praticamente ha deciso di organizzare una conferenza stampa all'Hotel Guglielmo di Catanzaro, e in questa conferenza stampa praticamente qualcuno di questo imprenditore
ha detto, dice, ma a noi in campagna elettorale ci è stato chiesto un contributo di 100.000 euro. Siccome non abbiamo corrisposto questo contributo, evidentemente non c'è stata data risposta positiva. Cose false. Naturalmente io ho detto, nel momento in cui, un minuto dopo l'ho detto, nel momento in cui vi è stato chiesto questo contributo, avreste fatto bene a fare nomi, cognomi e andare alla sede naturale che è la Procura della Repubblica, va bene? Ma se non l'avete fatto allora, fatelo adesso. Sono passati, quanto è passato? Un mese quasi che, ieri in televisione, e lo ricordo pure qui, un mese che hanno fatto questa denuncia. Ieri gli ho chiesto, ancora non ho avuto notizie di denuncia alla Procura della Repubblica con nomi, cognomi e circostanze. Con nomi, cognomi e circostanze. Vi dico questo perché? Perché in questa regione c'è anche, in questa regione in generale, ma in questa regione in particolare, c'è anche una pratica che è peggio della pratica delle cosche mafiosi. E le cosche mafiose sono un cancro corrosivo. La pratica della cultura mafiosa, quella di gettare il sospetto, di dire e non dire, per poi cercare di ricattare. L'inquilino della regione si chiama Mario Livelli, gli ho detto, sono andato a dirlo al procuratore. Chiaro? Chiaro. Quindi questa pratica è una pratica che deve essere sconfitta, questa pratica. Perché la trasparenza è una trasparenza che si chiede in termini di condotta a chi governa, a chi amministra, ma è una trasparenza che a livello generale a 360 gradi vale per tutti, deve valere per tutti, perché chi pensa di agitare appunto i problemi, di alimentare la cultura del sospetto per poi bussare e ricattare, si sbaglia di grosso, perché poi c'è un'altra pratica in questa regione, poi è chiuso la legge. Che ogni tanto nasce un giornale, c'è una editoria della stagione, della giornata, nasce un giornale, nasce una testata, quel giornale alimenta appunto polveroni, attacchi, calunnie e poi naturalmente qualcuno magari ha pensato di contrattare. Ne possono nascere giornali, uno al giorno. Si offende la mattina. Questa è una cultura che non va bene. Per chi non va bene? Non va bene per chi appunto pensa, ed è la grande maggioranza dei calabresi, degli amministratori calabresi, la grande maggioranza di chi ha una responsabilità. Poi ci sono, come in tutte le cose, ci sono. Ma non va bene per chi appunto pensa che la normalità sia quella delle regole, della trasparenza e della onestà nell'azione e nell'impegno pubblico. Quindi chiaramente lo dico questo perché i territori, dai territori deve partire un processo di spinta e di accelerazione verso il cambiamento, perché la nostra regione ha grandi potenzialità e la nostra regione può recuperare ritardi e può mettersi al passo con altre realtà del paese. Se voi avete visto anche nella graduatoria che è stata pubblicata ieri rispetto al PIL, la nostra regione ha un aumento dello 0,3%, è vero, un poco più basso rispetto allo 0,4 della Puglia o allo 0,3,5 della Campania, però c'è uno 0,3, non c'è un meno 0,3. Perché fino allo scorso anno c'era un 0,1 e noi sempre meno. Ma stiamo cominciando, come dire, ad invertire il trend. Sono piccoli, piccoli segnali, che naturalmente non sono la soluzione, perché i problemi sono gravi, li conosciamo benissimo, lavoro, situazione economica, condizioni di poi, la conosciamo benissimo, però sono piccoli segnali di un trend che si inverte. Noi dobbiamo spingere per fare in modo che questi segnali siano ancora più incoraggiati e siano appunto ci mettono le condizioni di recuperare al massimo, e in questa direzione le risorse che abbiamo messo a disposizione, anche quello che abbiamo discusso stasera qui in questa zona e che discuteremo in altre realtà della Calabria, da qui a un anno ci porterà a mettere in campo risorse importanti
per sostenere le imprese, per l'economia, per creare lavoro, per alimentare i servizi. E naturalmente anche per fare in modo che chi ha una condizione di difficoltà, vive in una condizione di povertà, c'è una buona parte della popolazione che vive in una condizione, possa essere appunto oggetto di interventi immediati, come faremo nei prossimi giorni, con un piano che abbiamo messo a punto per quanto riguarda il contrasto alla povertà. Da questa zona può venire una spinta importante, questa zona può essere il volano di un processo di un processo di crescita. Le risorse ci sono, le idee ci sono, mettetevi all'opera adesso. Mi riferisco ai sindaci, mi riferisco agli amministratori locali e anche alla scuola, ai rappresentanti della scuola e al sistema delle imprese e ai rappresentanti del lavoro. Nei prossimi giorni mettete a punto questo progetto della zona greganica e confrontiamoci proprio nel merito, in modo tale da poter, misura per misura, assieme ai 3,5 milioni d'euro, ma al pacchetto di risorse che noi possiamo mettere a disposizione, mettere in moto processi di investimento e concretamente di utilizzazione delle risorse, perché vedrete che se questo faremo, gli obiettivi per i quali vi siete battuti e ci siamo battuti nel corso di un lungo periodo diventeranno e potranno diventare realtà.